racconteremo la storia degli Everglades. Abbiamo uno dei membri qui ai nostri microfoni, purtroppo gli altri non ci sono, però diamo un bel salutone a Mattia Baratto, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Mattia, gli altri dove sono? Dov'è Matteo? Dov'è Luca? Dov'è Enrico? Dove li abbiamo lasciati? Allora li abbiamo lasciati a Rovigo, nella palude, che noi chiamiamo okay. così in modo scherzoso ma non troppo. Perfetto. Hanno mandato l'emissario, quello cattivo. Hanno mandato quello bello qui ai nostri microfoni. No, io sono il peggio, penso agli altri. Giustamente. Però diciamo che tu sei al basso. Poi sì. Un salutone anche a Matteo, alla voce alla chitarra, o a Luca alla batteria e ad Enrico, anche lui alla chitarra. Quindi, Mattia, e allora innanzitutto ci spieghi come sono nati gli Everglades? Allora, gli Everglades sono nati un bel po' di tempo fa, perché siamo nati nel 2003. Ok, quindi una grande storia alle spalle. Sì, sì, sì. La formazione naturalmente è cambiata nel tempo, perché come un po' tutte le band succede. E, la band attuale, la formazione attuale, che vede Enrico come ultimo acquisto, è in piedi dall'anno scorso. Ok. Si è aggiunto, è stato un po' un ritorno, perché è una persona che conosciamo da 20 anni. È giustamente, stata quindi fuori... hai detto vabbè dai, monta di nuovo in sella. Sì, è stato fuori Italia per lavoro, quando è tornato ha detto ragazzi io ho voglia di suonare. Esatto, una reunion è stato, è bello. Sì, in un certo senso sì. Bello, bello, bello. Quindi Mattia, il vostro genere musicale qual è? Ce lo spieghi? Sì, il nostro genere noi amiamo definirlo rock e basta. Rock, bello. Perché ci sono tante definizioni, rock alternativo, rock grunge, rock, ma noi ascoltiamo tante cose. Certo, e poi facciamo anche mischiotto alcune volte. Ma sì, quindi no. Quindi è rock e basta, poi ognuno ci sente dentro qualcosa che magari ha dentro e ci dice, ah, ma io ci sento i Muse. Benissimo. Vabbè, quindi anche un po' di Muse, giustamente. Però anche questo è il bello, ma anche il bello delle band, Mattia, che ognuno di voi dà un'idea, porta il suo stile, porta i suoi gusti musicali, viene fuori il mix. Corretto. Mix è perfetto. Corretto, questo è il funzionamento misterioso delle band. Assolutamente. Poi te la ricordi ancora la prima volta sul palco con questa formazione? Beh, con questa formazione è facile perché dall'anno scorso insomma okay. che c'è la new entry di Enrico, e quindi abbiamo suonato in agosto a Cavarzere, in provincia di Venezia, quindi certo. anche abbastanza vicino, e eravamo un po' impauriti perché c'era un temporale che stava arrivando, era una notte bianca, dovevamo suonare fuori, ma alla fine è andato tutto molto bene. Quindi tutta gonfie vele, aveva qualcosa in meno o qualcosa in più questa prima volta rispetto alla tua prima volta con gli Everglades? Beh, aveva qualcosa in più, che era suonare finalmente dal vivo fuori, insomma, dalla sala prove con il nuovo chitarrista. E, qualcosa di simile alla prima volta in assoluto, beh, insomma, l'emozione, perché quella bene o male c'è sempre un po'. Assolutamente, quella non può mai mancare. Tra l'altro, Mattia, ci hai portato anche una sorpresa qui ai nostri microfoni. Sì, è una sorpresa che chi ci segue conosce già molto bene. Però magari chi ci vede per la prima volta ascolterà il nostro ultimo brano. Quindi cosa dici? Lo spariamo? Lo facciamo conoscere? Lo puoi anche sparare questo... Anche perché tra poco lo sentirete in sottofondo e ve lo spariamo a un volume altissimo. Ci ascoltiamo gli Everglades con Ernest. Quindi mi raccomando, volume ben alto e buon ascolto. Quiet, going unbearable. I gotta control myself. We'll be right back.
duettino di Ernest degli Everglade, ora su Lei Social, ne abbiamo sentiti una figata, Mattia, una figata, te lo grazie, devo dire, grazie, ci stava veramente. Un tot, veramente mi è piaciuto veramente tanto. Comunque, Mattia, innanzitutto questo brano cosa ci racconti? Allora, questo brano è un brano un po' particolare, nel senso, noi abbiamo collaborato già in passato con un regista indipendente che è Federico Rabacchin, okay, di Galp Italia, gruppo amatoriale lungometraggi Padova. E il suo nuovo film tratta appunto la storia di Ernest, che è un personaggio poco raccomandabile, esatto, nato in un manicomio, insomma, quindi siamo sul genere horror. Bello, bello. E ci ha chiesto anche stavolta, ma mi ha fatto una canzoncina ispirata alla vicenda di questo losco figuro. E sì, giustamente gliel'avete fatta, mica potevate dire di no. No. E tra l'altro com'è stata anche la scrittura dei testi, delle parole? Allora, il testo è stato elaborato in diverse sessioni. In primis magari ho iniziato un po' io, perché avevo letto il copione del film. L'ho passato a Matteo, che poi è il cantante, certo, quindi dovendola cantare, insomma, dove impararla in qualche modo, no, poi l'ha elaborata e quindi l'ha modificata. E il testo è diviso in due parti, la prima che è l'introduzione che abbiamo sentito con quell'arpeggio di chitarra, quel pianoforte, certo, eccetera, che narra la storia di una vittima di questo losco figuro che si, okay, trova in un posto dove non capisce come c'è arrivata. E poi invece inizia a parlare l'assassino e via, che ci sono cose truci, insomma. Certo, ma anche questo un po' il bello del rock, che comunica, lancia messaggi forse molto spesso forti, però comunica molto, questo è l'importante. Sì, sì, sì. Lancia, diciamo, dice quello che la gente ha paura di dire molto più delle molte volte. Molte volte sì. Quindi anche questo è il bello di questo genere musicale, che è in continua evoluzione. Soprattutto io sto notando, Mattia, non so se lo stai notando anche te, che lo stanno apprezzando sempre più persone. Sì, 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 è un genere molto vario, bisogna dire, perché ha tante sfaccettature. E quindi prende diverse persone. Assolutamente. Poi tra l'altro adesso ti metto anche gli AC/DC in sottofondo. Perfetto. Per fare anche un po' di sound. Allora, Mattia, soprattutto gli obiettivi, dove volete arrivare con gli Everglade? Allora, obiettivi. Vogliamo arrivare intanto a registrare i nuovi brani che stiamo scrivendo. Okay. E quindi probabilmente ci sarà, non sappiamo ancora dire le tempistiche, ma una nuova uscita. E farci conoscere, suonare dal vivo, perché è la cosa che ci piace di più fare, anche se devo dire che facendo musica propria gli spazi non sono tantissimi, però giustamente voi ci provate. Poi sì, tra l'altro Ernest l'hanno ballata, io sono sicuro, già me li immagino in questo momento in macchina che si sono accostati là un attimo a battere e che non sanno che arriverà il remix. Il remix di Ernest, attenzione, certo, attenzione Carmine, il remix di Ernest, se prima tu la ballavi, facevi segno, arriva anche il remix. Quindi si spacca tutto qua alla Isosa. Comunque sorprese su sorprese. Allora, Mattia, diamo però qualche dato ai nostri, sì, ascoltatori, perché giustamente facciamo conoscere gli Everglade a più persone possibili. Allora, abbiamo qui innanzitutto Mattia Baratto, che tra l'altro anche cambia, mette un sottofondo diverso perché c'ha bisogno di un po' di carica. Allora abbiamo Mattia Baratto degli Everglade al basso, poi purtroppo non sono qui ai nostri microfoni, ma li salutiamo, li mandiamo un grosso abbraccio. Abbiamo Matteo alla voce, alla chitarra, Luca alla batteria, Enrico alla chitarra. Vi ricordo che abbiamo gli Everglade ai nostri microfoni. Si esibiscono tra Padova e Ferrara, però il modo per tenerli sotto controllo, per vedere dove sono, è Facebook, Instagram e anche il sito web, perché su Facebook il like è d'obbligo, anche perché sapete le date, giusto Mattia? Sì, quindi su Facebook trovano tutto, certo, quello che c'è da sapere. Quindi Everglade Band sia su Facebook che su Instagram, bombardate di like, credo in voi amici dei social, passate anche sul sito web www.everglade.it. L'indirizzo email di riferimento è info@everglade.it. Mattia, arrivati a questo punto, chi c'è da salutare? Oh, ci sarebbero da salutare tantissime persone, perché partendo proprio dal brano Ernest, ci sono da salutare Galp Italia, okay, ovvero i registi Federico Rabacchin e Marco Scuccia, certo, del film Ernest. Quindi un salutone, un grosso abbraccio, sapete? Ecco. E poi ci sono da salutare Marco Quaglia, voce dei, okay, Pluvian, che avete sentito nei cori del brano,
Ok, quindi anche un salutone al Marco, lo salutiamo. Sì, poi c'è da salutare invece Alberto Nemo del Dimora Records, okay, che ha mixato, masterizzato il brano e ha suonato il synth e il pianoforte. E quindi un salutone anche a tutti quanti, ma anche diciamo i nuovi fan che si faranno vedere. Beh, è d'obbligo e sì, non ce li dimentichiamo. E anche quelli vecchi soprattutto. Che se no si offendono. Comunque Mattia, che dire, gli Everglade sono piaciuti un tot, mi sono piaciuti particolarmente a me, ti auguro un grandissimo in bocca al lupo non solo a te ma anche a tutti quanti. Grazie, ti porto i ringraziamenti di tutti, i miei ovviamente compari di band. Certo. E rock and roll. Ci stava una vita, grazie Mattia per essere stato qui con noi, perché amici dei social ci siamo sentiti gli Everglade, abbiamo sentito anche il brano Ernest. Se vi è piaciuto fatecelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un bel like al video, ma soprattutto condividetelo.